dicevo prima, arriviamo da Reggio Emilia, dove c'è stata la seconda edizione della School of Democracy. Ho approfittato della mattinata di Gianni Pintella in territorio emiliano-romagnolo per portarlo a Ferrara e per fargli provare l'ebbrezza del tornare in bicicletta per le vie della città, della nostra, della città estense, e perché abbiamo potuto approfittare, come dicevo prima, dell'opportunità che ha dato la School of Democracy di avere tanti amici europei qua per poter organizzare anche questo momento. Sappiamo tutti quanto è importante la formazione della futura classe dirigente, lo sa bene Andrea De Maria, che è qua in prima fila, che per la segreteria nazionale ha seguito il progetto di formazione classe DEM che proseguirà nei prossimi anni e che vorremmo portare anche nella regione, anche in regione Emilia-Romagna. Ecco, formare nuova classe dirigente, formare i cittadini europei. La School of Democracy credo che sia questo, bisogna dare merito a Gianni di averla voluta, questa School of Democracy, di averla portata alla seconda edizione, ce ne sarà certamente una terza e tante altre nel divenire, perché è un'idea giusta, un'idea che pensa al futuro. E quindi avere un capogruppo dei socialisti democratici in Europa che non pensa a tenere insieme solo 28 gruppi socialisti europei, ma che pensa anche al futuro, credo che sia per noi un grande valore aggiunto. E quindi con piacere ti do la parola a Gianni Pintella. Grazie. Io non ho nessuna difficoltà a confessare che sono qui innanzitutto per portare il mio sostegno affettuoso, convinto, direi entusiastico, per quello del gruppo parlamentare che presiedo, a Virgilio Merola. Vede, non mi spinge a ciò un mero dovere di appartenenza, mi spinge a ciò la conoscenza profonda dell'uomo, delle sue qualità, della sua lealtà verso i cittadini di Bologna, della sua visione europea. Aggiungo, mi spinge a ciò la conoscenza di ciò che egli ha fatto per questa città. Francesco, Paolo, Rosa hanno già ricordato alcune cose, vorrei sottolineare la riqualificazione del centro storico, la sostenibilità ambientale, la spinta potente a cultura e turismo. Chi gioca allo sfascio non vuole il bene della città. Vede, di fronte questa città avrà da un lato un'esperienza toccabile, giudicabile e proiettabile in avanti, dall'altro lato una doppia alternativa inconcludente. Una coalizione guidata da un candidato o candidata leghista e una coalizione improntata al grillismo, che è la forza della distruzione e non della creazione. Questo è il messaggio che dobbiamo dare, se mi posso permettere, ai bolognesi. E con questo messaggio noi dobbiamo vincere al primo turno, ed è nelle nostre mani, amiche, amici e compagni e compagne, la possibilità di vincere al primo turno. Dobbiamo insistere sul concetto di Bologna città europea, non solo perché Bologna è la città dell'indimenticato Renzo Imbeni e
della città di Romano Prodi, presidente, già presidente della Commissione Europea. Ma perché questa città, proprio grazie al lavoro svolto da Virginia, crescita dell'aeroporto in questi anni, crescita della stazione ferroviaria, passante di mezzo, ha recuperato una centralità sul piano della logistica. Bologna, come Francoforte, come Lione, è uno degli snodi logistici più importanti dell'Europa, e questo grazie al lavoro svolto dal governo di Virginio Meucci. Io penso, lo dico con convinzione, che chi spera e lavora alla rinazionalizzazione delle politiche europee e alla distruzione dell'Europa, chi si illude di cancellare l'Unione Europea con l'invettiva populista e con la penna del tecnocrate, si scontrerà con realtà come Bologna. È stato già detto da Paolo, noi siamo reduci da una meravigliosa scuola della democrazia, alcuni giovani sono ancora qui. E alcuni di questi giovani, molti di loro, non conoscevano l'Emilia Romagna e non conoscevano Bologna, non conoscevano il buon governo che in queste realtà la sinistra ha saputo realizzare. Vedete, per chi crede nell'Europa, per chi è di sinistra, Bologna non è un semplice luogo, un punto geografico, una semplice città. Bologna è una città speciale nella quale la cultura progressista del cattolicesimo democratico e della sinistra riformista è stata la motrice vera dello sviluppo civile. Infine, non è un caso che io sia qui in questa bella serata con Martin Schulz. Martin Schulz, che non è soltanto il presidente del Parlamento europeo che ha impresso più di tutti gli altri una spinta all'autorevolezza e al prestigio di questa istituzione, ma Martin Schulz è anche, con Matteo Renzi, uno dei leader più importanti del socialismo e della famiglia progressista europea. Insieme a Martin, insieme a Damiano, insieme agli altri parlamentari, siamo uniti, Virginia. Il gruppo dei socialisti e democratici è unito, 191 su 191, ci stiamo battendo per cambiare il paradigma economico europeo fondato sull'austerità. Veniamo dalla stagione infausta di Barroso, che aveva un solo mantra, un solo dogma, l'austerità, e abbiamo aperto una nuova stagione con Jean-Claude Juncker, che certo non è un socialista, ma è una personalità attenta, sensibile e aperta alle questioni sociali, allo sviluppo sostenibile, alla creazione di posti di lavoro. Con Jean-Claude abbiamo un'intesa per sostenere un piano europeo di investimenti, per allentare il patto di stabilità, per dare più ossigeno agli enti locali, alle grandi città, alle imprese, per sostenere la necessità di far respirare l'economia, per accompagnare alla politica monetaria intelligente di Mario Draghi una politica economica espansiva keynesiana che serve all'Europa. Questo è il senso della battaglia politica e del contratto politico che i socialisti e i democratici hanno fatto con Jean-Claude Juncker. E sull'immigrazione, che è l'altro tema che voi avete evocato, abbiamo compiuto un grande successo nella scorsa tornata di Strasburgo, quando abbiamo approvato il rapporto di una nostra collega, di una nostra amica, di una persona a cui vogliamo tanto bene, Cécile Kyenge, un rapporto a larga maggioranza che rappresenta
le linee guida per gestire in maniera intelligente i flussi migratori, che non sono un fenomeno congiunturale, sono un fenomeno strutturale e che hanno bisogno di una politica che unisca sicurezza e accoglienza e che non smarrisca mai il valore della solidarietà. Non esiste un socialista o un democratico che può partire il valore della solidarietà. Guardiamo avanti con fiducia, ma non smarriamo i nostri valori. Questo è il senso della sinistra che a me piace. Guardare avanti, sapersi innovare, senza smarrire il grumo dell'ideale dei valori, della solidarietà, dell'equità, dei diritti di cittadinanza, senza i quali non c'è più il DNA, i filamenti del nostro DNA. Noi possiamo e dobbiamo eleggere Virgilio al primo turno. Vedete, lo possiamo e lo dobbiamo fare con i mezzi a cui faceva riferimento Virgilio. Torniamo al rapporto con le persone. Parliamo con i cittadini. Lasciamo stare i video, queste caspite, le cose che pure si possono pure fare, ma non possono sostituire lo sguardo, il colloquio, l'ascolto del cittadino, a volte la critica del cittadino, la protesta. Si può pure arrabbiare il cittadino, si sfoga, lo devi far sfogare, gli devi raccontare quello che hai fatto e gli devi raccontare quello che vuoi fare. Facciamola tutta così, tutti così la campagna, per Virgilio e con Virgilio. E la sua elezione non sarà soltanto un grande bene per Bologna, sarà anche un grande bene per chi crede in una nuova Europa. Bravo. Assolutamente una grande spinta per la campagna elettorale nella quale siamo tutti impegnati, che ci aspetta per i prossimi mesi. C'è un altro applauso che dobbiamo però fare a Martin Schulz. Sapete qual è? Quello legato al conferimento che gli è stato dato oggi di una laurea honoris causa dell'Università di Siena. Che succede per lui, credo che non sarà neanche l'ultima, penso che sia un motivo di orgoglio per lui e per tutti i partiti socialisti europei. Abbiamo una sfida enorme in Europa oggi. Il Presidente del Parlamento europeo l'ha spiegato molto bene anche in una bella intervista che ha fatto oggi sul quotidiano nazionale, che era, avete potuto probabilmente leggere, in cui ha indicato una strada che può essere una strada utile anche per aprire una riflessione, un confronto vero dentro i partiti socialisti europei, per fare in modo che quei partiti socialisti europei siano accompagnati da un pensiero socialista europeo che possa davvero tenerci insieme. È una grande sfida che abbiamo da affrontare tutti insieme. Noi come partito dell'Emilia Romagna vogliamo provare a fare la nostra parte, dando un contributo al nostro partito nazionale, ai partiti socialisti in Europa, e cercando di ascoltare chi l'Europa la conosce e la vive davvero in prima persona e dentro le istituzioni. Anche per questo diamo la parola a Martin Schulz.